Sono Shula, abito a Gerusalemme, sto in Israele da 12 anni e tutte le settimane, ogni venerdì, veniamo persone dal quartiere di Sheikh Jarrah e da Gerusalemme Ovest a manifestare insieme per la fine degli sgombri delle case di Sheikh Jarrah. E le persone che manifestano sono persone che arrivano ogni settimana e la cosa credo importante e un po' unica delle manifestazioni a Sheikh Jarrah è che sono manifestazioni che riescono ad essere arabe ebraiche, vuol dire con residenti del quartiere e con ebrei soprattutto da Gerusalemme ma anche dal resto di Israele, per fare una lotta unita nel pensare che questa è la cosa più importante per vincere l'occupazione, è riuscire a fare una lotta insieme, che voglia dire che tutti sia israeliani che palestinesi perdono dall'occupazione, ma soprattutto che ci sono molti israeliani ebrei che vogliono finire l'occupazione, che non è una cosa dicotomica, ebrei da una parte e arabi dall'altra, ed è un movimento che si fa insieme. Chi viene a manifestarlo fa perché pensa che Gerusalemme come città metà occupata debba essere, tutti devono essere liberi dentro questa città, ed è ovvio anche che anche se la maggior parte della gente qua gli piace vivere qua, ma è ovvio che questa città sarà libera solo quando tutte le persone che ci vivono saranno libere. Niente.